Bene, amici di newsgeek.it, finalmente in anteprima Xperia Go, il nuovo smartphone di Sony con certificazione IP67, quindi resistente alle immersioni in acqua fino a 1 metro e alla polvere. Apriamo la scatola, la classica di Sony. Abbiamo il telefono in versione nera, dopo lo andremo a vedere più nello specifico. Su questa parte abbiamo il cavo dati USB, micro USB condiviso con il caricabatterie. Abbiamo le cuffie auricolari di fattura abbastanza media, ma la qualità devo dire che è abbastanza ottima. I bassi si sentono tranquillamente. Tasterino anche per la risposta. Qui a destra della confezione troviamo tutte le manualistiche. Ed inoltre uno screen protector per il telefono. All'interno troverete anche un adattatore per la SIM e questo plettro, questa specie di plettro per aprire il vano della SIM. Ma andiamo a vedere più nello specifico il telefono, ve lo faccio vedere. Apriamo la cover che mi ha deluso un po' troppo, perché a livello costruttivo questo telefono non so se è il mio telefono che è stato difettoso, ma è stato costruito male. Ora vi faccio vedere perché. Visto che il telefono è impermeabile all'acqua, abbiamo qua lo slot per la SIM card che esce a carrellino. Quando io vado a mettere la cover, resta questa piccola bombatura che non si riesce a chiudere. Adesso non so se è un difetto della mia unità oppure sia un difetto di tutti questi Sony Xperia Go. Fatto sta che spero che sia solo la mia unità, perché Sony secondo me dovrebbe mettersi al lavoro per risolvere questo problema. Dicevo, batteria da 1350 mAh a litio, uso intenso, sono arrivato con la batteria scarica al massimo per le 8, con un uso intenso quindi riuscito a fare la giornata non proprio piena ma a stento. Qui abbiamo lo slot per la micro SD fino a 32 GB, io ne ho messa una da 2 GB, il telefono è già dotato di 4 GB di memoria. Come vedete la batteria è integrata nella scocca, quindi se il telefono vi si blocca dovrete per forza riavviarlo con il tasto di accensione e non potete rimuovere la batteria. Rimettiamo la cover, che vi dicevo risulta essere un pochettino difettosa, ma per materiali davvero ottimi. Intanto che lo accendo vi faccio vedere anche le parti hardware. Sulla parte sinistra abbiamo qui il jack da 3,5 per le cuffie, davanti il microfono, tre tasti touch, opzioni home e indietro. Davanti abbiamo tasto, il LED di stato, sensore di prossimità, luminosità, LED di stato che funziona molto bene. Parte destra abbiamo il connettore per la micro USB che funge anche da archivio di massa, bilanciere per il volume. Posteriormente troviamo una camera da 5 megapixel con autofocus e flash LED, secondo microfono per la soppressione dei rumori. Qui abbiamo l'altoparlante di sistema. Vedete qui come Sony segue sempre l'ordine nel design di simmetria quando mette la fotocamera e il flash LED. Bene, il telefono si è acceso, classica interfaccia Timescape di Sony. Dimensioni 111 in altezza per 60,3 in larghezza, 9,8 mm lo spessore, peso 110 grammi, veramente molto leggero. Il primo giorno che l'ho usato non si sentiva neanche in mano. Processore Novator Cortex A9 Dual Core da 1 GHz che funziona molto bene, affiancato da una GPU Mali 400. Cominciamo con la parte telefonica, che
chiamiamo il 133. Vi anticipo che la parte telefonica è davvero molto riuscita. Mettiamo il vivo voce. Per i piani tariffari ricaricabili, le opzioni e le ricariche di 3, digiti 1. Per i piani tariffari abbonamento. Ecco, come potete sentire, l'audio dal vivo voce non è molto forte, ma in macchina ve lo sconsiglio di usarlo. Ecco, come dicevo, sempre sulla qualità costruttiva, vedete come è difettoso anche questo coso per lo sportellino per la micro USB che non riesce ad agganciarsi bene. Parlando di parte telefonica, vediamo, c'è anche la ricerca rapida. Cerchiamo il nostro contatto di prova. Eccolo qua. Quindi parte telefonica si sente davvero bene dalla capsula interna, ma dal vivo voce abbastanza piano. Parliamo adesso di parte messaggistica. Andiamo a comporre un SMS. Scriviamo il testo. Abbiamo la tastiera personalizzata da Sony, che è veramente bellissima. Abbiamo tutti i simboli in seconda funzione e anche l'inserimento vocale. Proviamo a scrivere un messaggio. Come vedete, la velocità di digitazione è molto veloce. Abbiamo anche la tastiera swipe, vedete? Risulta essere molto ottima, anche se però io non la preferisco. Proviamo l'inserimento vocale. Ciao Giuseppe, come vai le vacanze in Sicilia? Ho fatto un errore, dovevo dire come vanno, ma la nostra voce l'ha riconosciuta davvero ottimamente. Mi sono dimenticato di dirvi che abbiamo Android Ice Cream Sandwich 4.0.4. Andiamo a vedere le info sul telefono. Ok, 4.0.4. Dicevo che abbiamo 8 GB di memoria interna. Display da 3,5 pollici diagonale TFT da 320x480 pixel con Mobile Bravia Engine. Display veramente ottimo. Io l'ho provato con un Huawei Honor e devo dire che i bianchi sono più bianchi qua rispetto al display del Huawei Honor che tende più al giallino. Vi parlo sempre adesso di parte mail. Andiamo a vedere le mail come le legge questo Sony Xperia Go. Mail che si leggono perfettamente bene. Purtroppo anche qui c'è quel piccolo bug del pinch che non va più di tanto. Ovviamente con l'accelerometro c'è più campo visivo. Quindi dovete fare un piccolo pan. Si sincronizzano perfettamente con tutte le cartelle IMAP e POP3. Dopo la parte messaggistica vi parlo adesso di parte browser. Andiamo ad aprire il browser e andiamo sul nostro sito. Eccolo qui. Mentre che si carica la pagina vi dico che il telefono è un GPRS Edge UMTS HSDPA 14,4 in download, in upload a 5,76. Abbiamo il Bluetooth con ADR 3.0, Wi-Fi BG ed N e anche la condivisione dei file tramite DLNA, quindi potete condividere con il vostro televisore se è dotato di questa funzione. Ecco qui si è caricata la pagina. Vedete com'è fluido, probabilmente il processore dual core riesce a gestire bene la navigazione web. Abbiamo anche con il doppio tap lo zoom. Proviamo a entrare in Union News.
per farvela vedere. Ok, proviamo il doppio tap, doppio tap. Come vedete, si caricano perfettamente le pagine. Volevo farvi vedere anche il sito della Repubblica. Apre il sito in versione mobile, ma noi richiediamo con il desktop mod la versione quella integrale. Eccolo qui che si sta caricando. Come vedete, la fluidità c'è. Il telefono gira ottimamente. In questi giorni di utilizzo io mi sono trovato molto bene. Non ho avuto nessun tipo di problema. Dunque, parte web davvero ottima. Vi parlo adesso di parte multimediale e dunque andiamo nella fotocamera, scopriamo questa fotocamera che fa delle ottime foto. Fotocamera, dicevo, da 5 megapixel con autofocus e flash LED. Vi faccio vedere le... Ops, sono andato indietro. Vi faccio vedere le impostazioni rapide. Classica interfaccia di Sony, possiamo mettere anche il tag geografico. Andiamo a scattare una nostra foto di test, mettiamo qui l'alimentatore del telefono come oggetto di esempio. Facciamo il primo scatto, messa a fuoco e foto scattata. Vi anticipo che le foto si vedono veramente bellissime, tutto merito anche del display. Le macro vengono veramente bene. Vi faccio vedere alcune foto che ho scattato. Ecco questa del cielo, com'è venuta bella con una particolare luce. Guardate questa macro, come la goccia è venuta veramente bella. Foto che risultano essere davvero bellissime. Ne avevo scattata un'altra di macro, guardate questa della rosa, com'è bella. Avevo scattato anche questa qua con la luce contro di me e i colori di questo display sono veramente bellissimi. Sono rimasto davvero soddisfatto dal display. Vi faccio vedere i video che vengono girati a 720p, vi faccio vedere le impostazioni rapide. Abbiamo anche il fuoco continuo, vedete, a 720p. Vi faccio vedere i video che vengono girati veramente bene. L'audio risulta essere anche buono. Alla risoluzione HD di 1280x720. I colori sono veramente bellissimi. Zoom. Potete vedere dunque il nostro video anche sul nostro canale YouTube. Per quanto riguarda il telefono, legge solamente video a 720p e non quella 1080. Vi faccio vedere il classico Xperia Landscape. Guardate i tulipani, il colore dei tulipani com'è veramente bello. Io ve lo avvicino se la fotocamera riesce a mettere a fuoco per farvi vedere i colori. Tutto sommato un display veramente ottimo, anche merito del Mobile Bravia Engine. Restando in tema di parte multimediale, vi parlo adesso della parte più interessante musicale. Ritorna Sony con il suo marchio Walkman. Andiamo con il nostro brano di test. Audio che si sente un po' piano.
Ovviamente c'è la possibilità di equalizzare il suono, migliorarlo, fare la riproduzione musicale e di mettere come sfondo delle animazioni. Molto simpatica questa cosa. Dalle cuffie ovviamente è tutta un'altra storia. Vi faccio vedere alcuni programmi che integra Sony. Abbiamo Video Unlimited, Music Unlimited per comprare ed acquistare brani musicali e video, mappe che funzionano ottimamente come al solito, Track ID per riconoscere i file musicali. Ci mette anche delle funzioni riguardanti al nostro benessere salutare dal fitness, come un contapassi e un raccoglitore delle nostre come si dice del nostro allenamento se fate sport. Ovviamente abbiamo backup e ripristino e l'applicazione per condividere file DLNA, questi qui dispositivo connesso, Play Now, Office Suite come parte business. Abbiamo anche quest'utile torcia e infine anche questa applicazione che ci consente di vedere i film al cinema in programmazione della nostra città. Dunque, cosa dire di questo Sony Xperia Go? Telefono senza dubbio ottimo, funziona ottimamente, non mi ha dato nessun tipo di problema, ma purtroppo apertura della cover lascia desiderare un po' sulla parte costruttiva. Faremo anche un focus più dettagliato sulla parte della resistenza in acqua. Per Newsgeek, Giuseppe Castorina.